Ecco, caro Rainaldo, ci siamo spostati sul lago, un cambio di scenario, un posto veramente bello qua, siamo vicino alla tua corte dei Brut. Come si chiama questo lago? È il lago di Varese. Ah, proprio il lago di Varese. Sì, uno dei 7 laghi della zona. E ricominciamo da dove ci eravamo purtroppo interrotti ieri. Stavi per cominciare a raccontarmi l'esperienza di Meridiano Zero, di come sia nata dal ribelle di Junger, sostanzialmente, da questa tua scoperta che mi hai già raccontato in privato del ribelle di Junger, che magari ti chiedo di riraccontare, e della tecno ribellione, se non sbaglio, e poi come era strutturato il Meridiano Zero, perché è stato qualcosa anche di abbastanza nuovo, una forma molto innovativa. Nasce come palestra, come una palestra di vita nel mondo giovanile, e nasce anche una tendenza, nasce una rivoluzione politica vera e propria, un concetto della politica come traduzione della meta politica, e nasce in verità da una curiosità di una lettura sul le mode giovanili, dove venivano citati dei libri, degli articoli, e quasi non inerente, ma in realtà c'era una correlazione in una nota di un libro del professor Finzi, e vi era un articolo apparso sul Bild Zeitung nel 36 a firma di Benito Mussolini, che metteva in guardia l'Europa da una corrente di pensiero allora solo filosofica d'oltreoceano, che era appunto l'ordinamento tecnocratico, ovvero una nuova figura che era il tecnocrate, che intendeva sostituirsi al dominio dell'uomo politico dell'uomo economico sull'uomo politico. Tutto ciò fu dettato allora dal venerdì nero, dalla crisi e dal crollo della borsa, che produsse la convinzione di questi uomini di pensiero che era arrivato l'ultimo giorno dell'uomo politico e che i nuovi modelli sociali si sarebbero dovuti fondare sul concetto non di ciò che è giusto o sbagliato, di bello e brutto, ma su ciò che funziona e non funziona. Quindi nel 91 Meridiano Zero introduce questo termine tecnocrazia, lo approfondisce, i cortei per le strade di Roma o le scritte sui muri erano su questo argomento, viene coniato anche il termine genoismo anziché razzismo, e tutto questo scatenò sicuramente un grande interesse, ma al di là degli aspetti mediatici forti di questo pensiero espresso da Ernest Junger, che poi approfondisce nel Trattato del Ribelle nel 61, mi pare, in lingua tedesca, questa teoria del tecnocrate, e gli contrappone questa figura dell'anarca, del ribelle, che oggi si chiama ribelle jungeriano, una sorta di uomo differenziato, ecco che nasce e prende forma una realtà antropologica vera e propria che ruota attorno al pensiero di Meridiano Zero e che oggi occupa anche dei ruoli significativi in vari strati del tessuto sociale, culturale, politico. È un'esperienza che sta dando ancora i suoi frutti. Ecco, tu ieri mi raccontavi, che è interessante ricordare, che Meridiano Zero aveva alcune regole particolari sia a livello della vostra gerarchia che per chi voleva lasciare il gruppo, cioè c'erano alcune idee molto interessanti. Ce ne sono e ce ne sono diverse. Innanzitutto il nemico, il concetto del nemico. Il nemico principale è la mediocrità. In una realtà come quella che è stata Meridiano Zero, chi era maggiormente incline al pensiero, alla riflessione, all'approfondimento
ideologico, dottrinario, veniva impiegato nei quartieri più caldi e nell'azione. Viceversa, chi era più predisposto alla vita da strada, contrariamente veniva impegnato maggiormente nella formazione, quindi nell'approfondimento. E furono anche introdotti concetti di gerarchie variabili, cioè a seconda del campo di azione, magari una cosa banalissima, se ero al quartiere del Pigneto e c'era un ragazzo di 17 o 19 anni della zona, lui conduceva la squadra dell'affissione o delle scritte, e magari i vertici portavano il secchio con la colla ed erano i più umili tra i militanti. Le stesse sezioni, erano tre a Roma, venivano pulite dai vertici, ma dal militante. Il militante che poteva entrare o che era entrato da pochi giorni, per certo non poteva arrogarsi il diritto di pulire il cosiddetto cesso, no? Questo perché, contrariamente a quello che accadeva perlomeno nelle formazioni, credo, della destra parlamentare o ex parlamentare, l'ultimo arrivato veniva più o meno condannato a fare questa che si chiamava gavetta, mentre invece la sacralizzazione del gesso è esattamente contraria. Non vi erano differenze di genere e ci si misurava sui concetti, e le contrapposizioni erano sempre ben salutate, anche quando si creavano le cosiddette fronde, che poi fronde non erano, però un gruppo ristretto o meno di giovani che voleva magari abbandonare l'esperienza di Meridiano Zero per dedicarsi ad altro, a scelte più connaturate alla propria indole, ebbene coloro che non intendevano seguirli, restare all'interno di Meridiano Zero, erano obbligati, costretti a finanziare questa fuoriuscita e quindi dare uno slancio iniziale in termini di solidarietà concreta, che in genere era un supporto economico. Che tra l'altro nel cimitero è un gesto bellissimo, perché penso che magari spesso in tante formazioni c'è quasi, se uno ti abbandona per creare un'altra cosa, traditore, non lo so, viene visto un potenziale rivale, un eretico, mentre invece voi lì... Era esattamente il contrario, non so, ci sono nel mondo degli uccelli, ci sono uccelli che volano nel stormo e uccelli solitari, non puoi chiedere ad un'aquila di volare a stormo e viceversa. E così le scelte si fanno secondo natura e le nature vanno rispettate, e quando qualcuno fa un percorso di pochi minuti o di tanti anni insieme a te, hai solo il dovere di ringraziarlo per quello che è stato il suo contributo. Quindi Meridiano Zero ufficialmente si... dopo pochi anni si autodiscioglie, però in realtà l'esperienza continua, non è che veramente finisce. Dicevi, creando in piccoli gruppi di 5, mi raccontavi, in qualche modo, ecco, come alla fine è proseguita e si è sviluppata fino al giorno d'oggi un po' questa esperienza, questo percorso? In realtà è stato apparentemente frammentato in tanti piccoli nuclei di poche persone, come delle cellule, e man mano che queste cellule primarie erano composte da 4-5 persone, davano vita o aggregavano un nuovo elemento, da altre 4 cellule se ne sganciava una per ciascuna e si andava a ricomporre un altro nucleo, e la composizione del nucleo era complementare per competenze di carattere organizzativo, di pensiero, di azione, di organizzazione. Quindi su 4-5 parametri si andavano a costituire questi nuclei, che erano autonomi nel pensiero e nell'azione.